sono prodotti che sono invece utilizzati in banca, ma non possono essere banca. Utilizzati in più modi, diciamo che i settori di istruzione sono diversi, però ecco, il prodotto per eccellenza è la poltrona che si trasforma, ok? È una poltrona che è rivestita, è rivestita nelle coppelle nautica, ok? E le coppelle che si usa per i cuscini professionali delle barche. È possibile personalizzarlo con qualsiasi richiamo, ok? Per cui puoi mettere il nome della barca, della villa, dell'hotel, del resort. Chi usa lo utilizzi come poltrona comoda, che poi puoi sedere comunque, probabilmente stai appoggiato anche con la testa in avanti, sì, prendere il sole in questo modo qua. E quando ti serve di buttarla in acqua, praticamente che sei in barca o che sia in piscina, non fai altro che staccarti, che c'è un ventolo d'assetto e allungarti. Hai un asce strong, ok? Sì. È da provare, sì, vai indietro, poi la testa, okay, così stai in mare o in acqua in piscina, con che sei praticamente al di fuori del dell'acqua, perché è molto comodo, molto variegato, si galleggia molto bene ed è molto stabile, perché comunque non è un prodotto, rigido che rimane sulla superficie dell'acqua e rimane comodo. Qui la particolarità è che quando ti stanchi di stare in poltrona puoi staccare lo schienale, aspetta, scusa, mettiti in steso, stacchi lo schienale, appoggi e dietro, attacchi il poggiatesta e c'hai un lettino, ok? Per cui è un lettino, per gli effetti, ma è un letto perché è 80x190, per cui è un letto singolo, per cui da utilizzare in diversi modi, il fatto che si può aprire e chiudere come vuoi. Adesso non so, è per la barca o per la piscina? La barca. Per la barca. In barca naturalmente, dopo, al di là del fatto di poggiare qui. Queste le coppelle comunque, sì, no, pulibili e lavabili con tutto. Le cime sono quelle che si usano per il parabordo della barca, però è confortevole e molto versatile, perché poi magari la sera la chiudi e la usi, certo, come una normale poltrona per stare a sedere. E anche sulla superficie, nel senso che al di là di prendere in acqua, di metterla in acqua, ce l'hai a sea strong, no? Aperto, chiusa, comunque. E se no non occupa neanche tanto spazio. Allora, per lo stivaggio eventualmente, ecco, i pezzi sono la base, che quando è chiusa naturalmente misura 80 cm per 95x30. Sì, è completamente squaderabile, eh? Squaderabile e intercambiabile, non intendo. Per cui se si dovesse rovinare, un pezzo è quello e un pezzo è lo schienale. Ok, poi lo schienale da solo, anche appoggiato, diciamo, in acqua, terra, sulla parte della biciaria, tu puoi stare steso, appoggiato proprio con la schiena e le braccia, e in acqua naturalmente galleggia, ti fa da ciambella, e mentre il poggiatesta lo usi proprio come tavoletta per nuotare eventualmente, perché in acqua è tipo, giusto per dargli un pizzo. Lo puoi utilizzare come ti pare, se un poggiatesta, però siccome ogni elemento galleggia da solo, per cui è utilizzabile singolarmente, ok? Dopo ci sono gli accessori che poi ci sono patrimoniali, portami, sì, questa è la versione, diciamo, double, per due persone, però inizia ad essere magari ingombrante. Poi questa c'è la versione a pezzo unico, ok, che è a base materasso, oppure c'è la versione anche questa pieghevole. Questo in questo caso è pezzo unico, però si può ripiegare a poltrona. Però ecco, i prezzi hanno questo. Ora, queste qua partono praticamente intorno a